nella parola che ci è stata proclamata in questa 32esima domenica del tempo ordinario. C'è un termine, una parola che ritorna e che in un certo senso dà il tono e il tema anche di questa domenica. Nella pagina presa dal secondo libro dei Maccabei ascoltavamo di quel caso di sette fratelli che insieme alla madre vengono costretti a rinnegare il vero Dio per di fatto chinarsi al modo di vivere dei pagani, e di fronte al loro rifiuto vengono messi a morte. E questi fratelli, man mano che vengono messi a morte, ripetono questa fede nel Signore Dio. Siamo pronti a morire, dice il primo, piuttosto che trasgredire le leggi. Poi l'altro dice: tu ci elimini dalla vita presente, ma il re dell'universo ci risusciterà a vita nuova ed eterna. Poi un altro che dice: sono pronto a mettere le mie mani e la mia lingua a disposizione, fate quello che volete, ma io so che il Signore mi ridarà tutto. E l'altro che dice: è preferibile morire per mano degli uomini quando da Dio si ha la speranza di essere da Lui di nuovo risuscitato, ma per te non ci sarà risurrezione per la vita. Quindi il termine che ritorna è risuscitare, risurrezione. La pagina del Vangelo si apriva invece con un bel sorrisetto da parte dei Sadducei: resurrezione, ma non esiste proprio i Sadducei, e i Sadducei non sono pagani, e addirittura appartengono alla casta sacerdotale del popolo di Israele. Ma secondo loro pensare a una risurrezione dopo la morte è pura fantasia. Risurrezione, ci pigliamo in giro, e davanti al Signore tirano fuori questo fatterello che non è vero, ma è un'ipotesi. Mettiamo che ci siano sette fratelli, e siccome c'era la legge, se il primo fratello che è sposato e non ha figli, e se muore, il fratello che viene dopo dovrebbe sposare la cognata non per avere un figlio per sé, ma per dare un figlio al fratello. Per noi è un marchingegno un po' difficile da capire, però così era. Cioè, in pratica, il fratello che poi sposava la cognata doveva provvedere a dare un prolungamento al fratello che non aveva lasciato un segno, perché morire senza figli è non lasciare un segno, quasi un prolungamento di segno. E ci sorridono sopra. E Gesù che invece torna a ribadire il valore della risurrezione. Per noi, convocati questa domenica qui attorno all'altare, la parola risurrezione non ci dovrebbe essere estranea, perché dovrebbe far parte del punto centrale della nostra fede, perché la nostra fede nasce a Pasqua, vive nella Pasqua del Signore. A Pasqua ci viene detto, soprattutto quando viene acceso il fuoco, nella notte viene acceso il fuoco, e l'annunzio è l'annunzio pasquale, il famoso precolo: Cristo è davvero risorto, Cristo è davvero risorto. Ed è l'annunzio che i discepoli si danno un lato: è veramente risorto Cristo. Lo sapete qui, in questa professione di fede, questa accoglienza dell'Evangelo, di un annunzio: è davvero risorto. E proprio perché è davvero risorto, Paolo può dire: questa è la buona speranza che ci è donata. In Cristo Gesù ci è donata questa buona speranza. E a partire non solo da questo annunzio, ma da quello che poi per noi significa accogliere questa promessa. Noi l'abbiamo accolto, almeno i nostri genitori ce l'hanno fatta accogliere quando ci hanno portato al fondo del battesimale. E lì siamo stati immersi della morte di Cristo per partecipare alla sua risurrezione.
E se teniamo la domenica a messa, che è il giorno del Signore, è il giorno memoriale della risurrezione del Signore, veniamo qui per rigustare questa bellezza di partecipare a colui che è risorto, è vivente, e noi vorremmo partecipare di questa sua vita. Io credo che per noi è più facile essere come i sadducei. Dopo aver sentito queste cose, poi uno nella sua vita poi le organizza, come dicono i sadducei, cerca di vivere bene, dati da fare, perché poi la vita va garantita, se hai i soldi mangi e stai in piedi, se non hai i soldi peggio per te, non ti sei dato da fare, perché poi quello che vale è cercare di tirarla alla lunga. La vita si vive, questo vivono con onestà, con obbedienza a Dio, le leggi, ma se puoi cerca di allungarla, cerca di darti da fare, se hai i soldi ti fai guarire. E i sadducei direbbero, e cerca di lasciare un segno, un filo, perché così è l'unica cosa che resta. Cosa resta? Resta un segno, anzi, nel nostro ambito di clero si usava così battute che si dicevano, e a 40 anni resta il problema questo, che fa e lascia. 40 anni, ho un figlio, ho un libro, ho un muro, ho un edificio da... c'è un segno da lasciare, una traccia. Cosa resta? Resta una traccia. Ma ripeto, è un discorso da sadducei. È un discorso da sadducei. Perché è il Signore Gesù, giusto, perché sarebbe bello perderci forse più tempo, ma avremmo bisogno di uno spazio di catechesi, non di lasciarci ancora stupire dal Signore. Gesù rispondendo a questi sadducei, rispondendo a noi che siamo più o meno secondo questi sadducei, che poi i morti risorgano, come ha indicato anche Mosè a proposito del rovento, quando dice il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, Dio non è dei morti ma dei viventi, perché tutti vivono per lui. È il Signore che ci riporta a questo incontro con Lui, con Dio. E per noi che abbiamo conosciuto il Signore Gesù, abbiamo imparato a rapportarci con Lui, vivere questo rapporto con il Signore significa entrare nell'esperienza di questo Dio, sentire che Dio è Dio nostro, in Gesù. Noi avvertiamo che davvero siamo non solo figli, per modo di dire, ma siamo persone pari a Lui e che Lui si è legato a noi. Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, Dio di Maria, Dio di Gregorio. È bello questo, quello che Gesù ci sta dicendo. Più siamo uniti a Lui, a Gesù, e più noi facciamo esperienza di questa vicinanza di Dio, che è fuoco, che è vita, che è eternità. E in Lui impariamo a vivere la nostra povera vita, che è fatta di acciacchi, è fatta di momenti belli, impariamo a viverla con questa novità, perché ci basta sapere che apparteniamo a Lui. Lui appartiene a noi, Dio di, e noi apparteniamo a Lui, al Signore. E questo ci basta, perché adesso o viviamo, o moriamo, o mangiamo, o dormiamo, siamo del Signore. Questo è Paolo, lo diceva nella lettera ai Romani. Con questa certezza guardiamo la vita, affrontiamo i nostri giorni, sapendo che il Signore ci raccoglie, il Signore ci introduce nell'esperienza di questa vita che non muore più. Ma l'esperienza della vita che non muore più è davvero vivere a contatto con questa fiamma. È il Signore che davvero vuole comunicare a noi la sua vita, il suo amore. Ecco, il Signore ci dia la gioia intanto di sperimentare questa vicinanza e di lasciarci infiammare da questo fuoco. Lui è fuoco, perché Gesù dice, ricordate che questo Mosè lo sentì a proposito del rovento, quando si trova davanti un rovento che arde e non consuma e scopre che Dio è lì, è presente, arde e non consuma. Questa è la presenza di Dio, la vicinanza di Dio. Ecco, il Signore
bella esperienza allo stesso tempo, questo sguardo, questa capacità di poter vedere la nostra vita non più in chiave di lasciare comunque un segno,